Il Pineto fa suo il derby contro un rimaneggiato Giulianova, conquistando 3 punti pesanti. I biancazzurri superano di misura i giallorossi grazie ad una prodezza balistica di Paoli al termine di un derby agonisticamente combattuto, ma che evidenzia carenze nel reparto avanzato di entrambe le compagini. Nel Pineto Salvatori prende il posto di Orlando, passato a Latina. In mediana Camplone affianca Paoli, davanti c'è Tomassini con Olcese squalificato. Il neoacquisto Mininkleri parte dalla panchina. Del Grosso costretto a rinunciare in extremis a Ranellucci, a centro in difesa De Moleon con Ferrini e Cristiano Del Grosso a supporto, inserisce Antonelli e D'Antonio sulla sinistra, mentre in avanti Campagnacci sostituisce un pedalino non al top della condizione. La prima occasione della gara è per gli ospiti, al sesto Cristiano Del Grosso dalla bandierina in becca De Moleon, che sbilanciato spedisce alle stelle. Al 12° si sblocca il risultato. Paoli approfitta di un disimpegno errato del Giulianova, vede l'ex Amadio fuori dai pali e fa partire un pallonetto che sorprende tutti e si insacca alle spalle del portiere giallorosso per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Galvanizzato dal vantaggio, il Pineto sfiora il raddoppio al 27° con Esposito, che si incunea in aria ritrovandosi a tu per tu con Amadio, che ci mette una pezza toccando la sfera quel tanto che basta per favorire l'intervento risolutivo di Del Grosso. Il Giulianova prestato fatica a creare occasioni pericolose, tanto che Mercorelli è praticamente inoperoso. Al 36° D'Antonio viene servito al limite dell'area, ma l'ottimo intervento di Ciarcelluti in chiusura gli impedisce il tiro. Di fatto finisce qui un primo tempo agonisticamente combattuto ma avaro di occasioni. Nella ripresa al 10° i giallorossi ospiti avrebbero l'occasione del pari, ma Antonelli, servito sul palo lontano, spedisce al lato sprecando una buona opportunità. Anche il Pineto dall'altra parte fatica a trovare il pertugio giusto. Al 16° Esposito tenta una conclusione da fuori, ma Amadio respinge e la difesa libera la propria area. Girandola di cambi quindi per i due tecnici, con il risultato che resta inchiodato sull'1-0. Il più pericoloso tra i nuovi entrati è Bugaro, che al 23° dal limite spara alto, mentre al 29° chiama alla parata Remo Amadio. L'occasione più ghiotta però per il Giulianova arriva in pieno recupero al 48°, quando Campagnacci, servito da Del Grosso in scivolata, spedisce fuori l'opportunità di portare a casa almeno un punto. Al triplice fischio a gioire per i 3 punti è il Pineto, che continua tuttavia a palesare qualche difficoltà negli ultimi 16 metri. Matura invece per un Giulianova in crisi di risultati la 5ª sconfitta in 6 partite. Giallorossi che mercoledì proveranno a giocarsi il tutto per tutto nel recupero contro il Porto Sant'Elpidio. Mister Daniela Maulo, una vittoria importante dopo 40 giorni di stop, una partita agonisticamente combattuta da entrambe le squadre. Sì, quando giochi da 40 giorni non è mai facile riprendere il filo del discorso. In un derby contro una squadra che ci ha sorpreso anche per il modulo messo in campo, quindi magari in settimana prepari la partita in un modo, poi ne trovi un altro in campo, quindi questo 3-4-3 ci ha messo un po' in difficoltà. E come ho detto prima, dopo 40 giorni è fondamentale ritrovare anche i 3 punti, perché noi ne avevamo bisogno, visto che mancavano da un paio di mesi. Quindi prendiamo questi 3 punti e la prestazione sicuramente possiamo migliorarla. Sappiamo che abbiamo qualche problema negli ultimi 16 metri, ci stiamo lavorando da tempo, ma sicuramente prima o poi si sbloccheranno i nostri attaccanti e cioè avremo un po' quei gol che possa permettere alla squadra, ecco, di migliorare il tabellino in fase offensiva. Mininkleri è un giocatore di qualità che ha l'ultimo passaggio, è chiaro la condizione non è ottimale perché gli ultimi 2 anni sono stati un po', avuto qualche problema e anche il ritmo gara, dobbiamo inserirlo gradualmente. Adesso c'è la sosta di Natale, cerchiamo di gestirlo in queste 2 partite e poi per riprendere a gennaio magari con una condizione migliore. Mister Federico Del Grosso, siamo qui a commentare ancora una volta una sconfitta, che cosa non funziona in questo Giulianova? È vero che oggi eravate un po' rimaneggiati perché c'erano tante assenze, avete combattuto agonisticamente questa sfida, però ancora troppo poco a livello di occasioni. Abbiamo preso un gol su una nostra disattenzione e basta, quindi questo è il discorso. Non posso rimproverare a livello caratteriale nulla ai ragazzi,
Purtroppo le assenze pesano, non è che non pesano, quindi non sono delle giustificazioni, ma questo è quello che è successo oggi. Secondo me il pareggio era un risultato più giusto. Ti trovi di fronte a, purtroppo, a degli infortuni che capitano in partita. Io personalmente non c'è poco da dire. Io so dove lavorare, è chiaro che occorrono anche gli interpreti che poi la domenica vanno in campo. Io so dove lavorare, ho sempre saputo. Questo comunque significa che Del Grosso rimarrà sulla panchina di questo Giulianova? Ecco, questa è una domanda che non ti so rispondere. Io vado a casa tranquillo, sereno, con le responsabilità che mi sono sempre preso. Qualsiasi decisione ci sarà, io vado a casa sereno, con la coscienza a posto, senza nessun problema. Se ho sbagliato qualcosa me ne assumo le mie responsabilità, sicuramente ho sbagliato. È il secondo anno che faccio l'allenatore, quindi è chiaro che, però qui sbagliamo tutti, è chiaro che poi l'allenatore è quello che viene messo in prima linea, ma questo fa parte del mestiere.